cosa come? Non hai mai sentito nominare il Millennium Falcon? Veramente no. È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 passi. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, buongiorno, siamo qui per la puntata numero 62 di Kessel Run. Vi chiedo scusa per il ritardo, ma veramente è un bordello, devo meditare seriamente lo spostamento di Kessel Run, perché tutte le volte arrivo di corsa e non riesco a prendermi tranquillamente il tempo per poter raccontarvi decentemente le novità di Star Wars. Per cui, allora, vi ricordo innanzitutto il solito tram tram, il solito bla bla bla, che è sempre giusto dire. Siamo anche in versione podcast, purtroppo la puntata di oggi sarà pregna di video, di inserti video, per cui per quello che riguarda chi ci segue in podcast dovrà recuperarsi la live su Twitch per vedere i video, ma comunque più o meno sono video che potete trovare tranquillamente su YouTube, insomma sono le cose lanciate nell'ultima settimana. Per cui mi raccomando, Spreaker.com, iTunes, Spotify, leganerd.com/podcast, potrete riascoltarci, mentre per rivederci dovete andare sul canale twitch.tv/leganerd e ci sono tutti i video, potete sceglierli e guardare quello che volete. Oh, i soliti siti, mai li conoscete. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo un po' di un campo Star Warsiano di cui non sono molto esperto, per cui cercherò di dire la mia a livello molto superficiale, per cui abbiate pazienza, ma mi piaceva un po' parlare anche con voi, soprattutto per ascoltare magari anche la vostra sensazione, se corrisponde alla mia, e vi dicendo. Parliamo un pochino di videogiochi, ma non solo. Allora, innanzitutto adesso mi sposto un secondo, chiedo scusa, abbiate pazienza un attimo, vi lascio qui con me, vediamo un po' com'è la situazione qua. Oggi niente mormorani, tranquilli, se tocco lo smarans. Allora, parto subitissimo con questa cosa qua. Allora, eccomi qua, piccolino col gigantone dietro, The Game Fortress. Ci siamo quasi, sabato inizia la quarta edizione del The Game Fortress, l'ho già detto, festival, come potete vedere, Comic e Movie Festival di Palmanova. Ci saremo in forze, saremo io, Zettone, la Gabriella e Simone Lissi, saremo lì per voi, per cui ci trovate, molto piccolo, io lo chiamo un evento a misura d'uomo, perché c'è tanta voglia di far bene, c'è tanta, secondo me, qualità locale, senza andare a esagerare, e soprattutto la location è vasta, ma allo stesso tempo compressa, tutta in una bellissima piazza a forma di stella, che vedete anche dietro il poster, potete vedere la stellona, è la pianta della città. Noi siamo nella piazza principale, la piazza centrale, da lì a qualche metro ci sarà il teatro cinema, dove farò il mio primo panel, il mio primo keynote. Sono emozionatissimo, c'è anche il presenter, troppo Tim Cook, troppo Steve Jobs, pace l'anima sua, sarà molto divertente. Potresti che potrei anche venire con la giacca e il lupetto, mi piacerebbe, con un occhialino, per un po' così, no? Lì della situazione, non lo farò. Stanotte finalmente ho terminato tutte le mie slide, sono una vagonata, avrò soltanto un'ora, non so come farò. Mi piacerebbe anche rispondere alle domande, insomma, senza rompere pochi maroni. Mi raccomando, se siete in zona, se avete voglia di farvi un weekend un po' particolare, fidatevi, veniteci a trovare, saremo là, ci sarà il Brick Festival, ci sarà comunque l'area dedicata ai Lego, ci sarà Nanni Cobretti, ci sarò io, insomma ci saremo tutti noi, ci saranno un sacco di cose, Simone Scopa, ci sarà la visione di Star Wars del 77, Guerra Stellare del 77, non quello del 97, in 4K il sabato, mentre per la domenica ci sarà invece Alien, che quest'anno ricorre il quarantennale, per cui insomma tutte cose molto semplici ma molto molto fighe. E ci sarò
la mia conferenza o il mio panel che sarà appunto dedicato alla mia bellissima e meravigliosa ed emozionantissima esperienza in quel di Tunisia, cioè Terre Stellari, Tunisia dove tutto è iniziato. Vi racconterò in un'oretta, spero di farcela, le sensazioni, quello un po' che mi ha colpito di più di questo bellissimo viaggio che spero si possa ripetere sia per me che per chi non è andato, perché ribadisco, andare in Tunisia è un po', mi ha dato l'idea di terminare il cerchio, no? Vivere e aver messo piede lì dove è nato tutto a livello fisico, a livello tecnico. Bene, andiamo oltre. Allora, di cosa parliamo? Vediamo un po'. Parliamo di questa notizia, niente di che, però giusto per aggiornarvi un pochino sulle varie serie TV. Qui parliamo della serie dedicata a Cassian Andor. Come potete vedere, ci sono un paio di l'artbook di Rogue One e via dicendo, tutti i libri dedicati a Rogue One. Perché? Perché Kieran Bell-Shaw, un concept artist che ha lavorato per Game of Thrones, si è occupato, si sta occupando di questa serie dedicata a Cassian Andor, di cui ancora non si conosce il nome. Logico che adesso, dopo il mega successo di Game of Thrones, che devo capire ancora in realtà come sia finito a livello di fenomeno, perché io purtroppo me ne sono, ahimè, non essendo rimasto felice del finalone, me lo sono già dimenticato, l'ho proprio, vabbè, fade lentissimo, fade molto veloce, molto triste, me lo sono già cancellato dalla testa, purtroppo, per cui in realtà tutti gli attori, tutto lo staff di questa serie che ha fatto la storia, che comunque resterà nella storia per ancora molto tempo, logicamente adesso vengono recuperati e vengono reinseriti in produzioni tipo questa, che sicuramente sarà una grossissima produzione, la seconda serie TV di Star Wars che vedrà la luce nel 2021 a quanto pare. Incrociamo le dita, magari diciamo che esce quest'anno The Mandalorian a novembre e quest'altro anno a novembre, una all'anno sarebbe molto molto figo. Ci sta lavorando, molto interessante. Scoprire che questo post che vedete su Instagram alle mie spalle è già stato eliminato. L'ho cercato, non l'ho trovato. Ho dovuto copia incollare una foto postata da un altro sito. Questi sono alcuni dei suoi concept art, per cui insomma è molto interessante. I concept artist sono quelli che realizzano le idee degli showrunner, dei produttori, di chi per loro, gli dicono: cazzo, vorrei fare questa cosa qui, bam, buttami giù questa cosa qui e poi ci lavoriamo. Per cui insomma l'immaginario di Game of Thrones non è sicuramente brutto e per cui insomma speriamo che possa proseguire quello che abbiamo già visto all'interno di The Mandalorian, anche se l'universo, che è lo stesso comunque, però l'immaginario di Cassian Andor è sempre comunque quello di Rogue One. Molto, molto interessante. Oh, passiamo un po' ai videogiochi, un po' piano piano. Parliamo di Jedi Fallen Order in uscita, se non ricordo male, in novembre. Non ricordo, credo che l'abbiano già annunciato, ma non me lo ricordo. Qui lo vedete un po' spezzettato, vi chiedo scusa. Questo qui non è il videogioco, ma è bensì una serie a fumetti, dovrebbe essere 5 numeri, che uscirà prima dell'arrivo del videogioco. È il prequel, diciamo, del videogioco, va tantissimo negli ultimi anni, l'hanno fatto un po' anche con dei film, l'hanno fatto con diverse cose, per cui molto interessante. Stiamo a vedere di cosa si parlerà. Vediamo un po'. Oh, parliamo di Jedi Fallen Order. Ribadisco, faccio una premessa, bam, Nubo Alert, Nubo Alert. Non sono un gamer, non sono un esperto di videogiochi, quando gioco mi diverto, mi piacciono, ma non è il mio campo da gioco, diciamo, per cui quello che dico io lo dico abbastanza da newbo, da appassionato di cinema, appassionato di Star Wars, un micro conoscitore del mondo di videogioco, ma micro, micro, micro di Star Wars, per cui il mio sarà più un discorso a livello di estetica, a livello di aspettativa, e a livello del mio scarsissimo background e passato, per cui insomma, più che altro ne discutiamo insieme, che mi interessa molto di più. Allora, io direi di vediamo, perché credo di aver fatto una piccola canocchia. Ho messo anche il trailer, per cui guardiamoci un attimo il trailer. Non so quanto sia lungo, ma guardiamocelo insieme e poi magari discutiamo. Non credo di avere l'audio, per cui non mi sentirete e vi lascio semplicemente al trailer. 3, 2, 1, guardiamocelo insieme. L'ultimo.
Ok, non ce lo guardiamo insieme perché a quanto pare, correggetemi se sbaglio, è sminchiatissimo il video. Ok, confermatevi, io lo vedevo completamente a scatti, lo sentivo completamente a scatti, per cui è venuto sminchiato e non ce lo guarderemo. Dovrei fare una roba molto veloce, ma vabbè, vediamo se riesco a farla. No, non ce la posso fare, è troppo complicato da fare in diretta. Per cui magari sapete cosa faccio, guardate un po' che cosa faccio, chi se ne frega. Allora, Jedi Fallen Order, eccoci qua, vediamo un po', vediamoci il trailer, facciamo così, lo facciamo prima, gameplay, official trailer, ok, perfetto, è lui, perfetto. Allora, mi vedete, perfetto, ce lo guardiamo insieme, è un po' spostato, ma vabbè, è lo stesso, chi se ne frega. Ok, così ce lo guardiamo un po' insieme, sposto tutto centrale per le foto, in questo caso ce lo guardiamo un po' così. E vediamo di commentarlo un po' insieme, che potrebbe anche essere interessante. Allora, e qui già ci sono un paio di robe che a me mi sminchiano da morire, mi sminchiano veramente tantissimo, e riguarda la parte della faccia. Io ho notato un ritorno, un qualcosa che non mi aspettavo, un po' troppo schifo. Cioè, Dominic Monaghan non ha questo mentone, mentre qua vediamo questo mentone. Qui abbiamo uno spoiler, super mega spoiler, cioè il mitico So Guerrera, mettiamolo full, esatto, perfetto, così molto meglio. Il mitico So Guerrera che abbiamo già visto in Rogue One. Come vi dicevo, non sono super espertissimo, ma mi sembra comunque, anzi è una critica un po' che in molti hanno mosso, sembra parecchio un, non un'estensione, una nuova versione di The Force Unleashed. Guardate quella bocca incredibile, scusatemi, mamma mia che nervoso, madonna mia santissima, no dov'è, qua. Di Coma Jedi, non è qui, volevo far vedere cosa intendo. Ecco, guardate quella bocca terrificante, santo di Dio, ecco, sta bocca qui. Sono a scatti, eh? Tolto, perfetto. Allora, non so perché sono a scatti, qua in teoria va tutto bene, però ogni tanto la mia connessione rompe i maroni, ma dovreste sentirmi bene. C'è lo screenshot, guardate quella cacchio di bocca, non hanno ancora imparato a fare le bocche fatte bene, porca puttana. È una roba fastidiosissima, non riesco a guardarla sta roba qui. È lo stesso effetto di Superman in Justice League. Non vedo questo miglioramento. Io parlo di estetica... per quello che mi riguarda, per cui insomma prendete quelle dovute pinze sempre, non vi romperò mai le balle su questa cosa qui. Non si può, Cyberpunk 2077 per esempio è arrivato molto molto vicino all'Uncanny Valley, ma ancora non ce la fanno, quando si muove la bocca non riescono a replicare la realtà, non ce la fanno, è impossibile. E qui amici, sto boccone sguerda, io non lo posso vedere, non ce la faccio, mi dà veramente una noia bestiale. Anche suo Guerrera ha la faccia stranissima, per cui il giudizio generale per quello che riguarda a me è che non ci sia stato quell'impegno che invece altre case, vedi Cyberpunk 2077, stanno impiegando per i videogiochi. Sembra che ci sia una sorta di vabbè dai, tanto più di lì non vogliamo arrivare. Correggetemi se sbaglio, siete più esperti voi, nonostante per esempio Battlefront 2 secondo me è una bomba totale. Qui usciamo adesso, nonostante sia una bomba totale,
Non ce la fa, non ce la fanno, non mi convince, non riescono a convincermi. Non è male, non è assolutamente male, lo comprerò, mi divertirò tantissimo, perché come mi sono divertito a Battlefront 2, credo che qui probabilmente mi divertirò anche di più, perché fa parte di quel mondo di videogiochi in cui io ancora giocavo 0,001, per cui mi cimenterò con questo personaggio che apparentemente sembra molto potente, per molti è troppo potente. Nel mondo di videogiochi le licenze vengono un po', le licenze poetiche vengono aumentate, la sospensione dell'incredulità va a ramengo, però in realtà insomma non mi sembra sicuramente come era Galen Marek che spostava gli Star Destroyer con le mani, però insomma non ho visto il gameplay, per cui magari farà della roba esageratissima, ho visto parte del gameplay, non mi sembra che sia tutta questa potenza, però insomma fatto sta che con i videogiochi possiamo un po' allontanarci per quello che riguarda dalla sospensione dell'incredulità. Importante invece sarà vedere la storia. Abbiamo visto Saw Gerrera, abbiamo visto che si piazza nel mondo Rebels, un po' più avanzato se vogliamo, con gli Inquisitori, per cui insomma stiamo a vedere, non mettiamoci sicuramente le mani negli occhi prima di non averlo provato. Io sicuramente mi divertirò, non faccio molto testo. Allora, torniamo di nuovo sul browser, torniamo a noi, vediamo di cosa parliamo. Parliamo dell'altro videogioco, dopo proverò a rimettere il video. Magari quell'altro non gracchia, farò il test. Lego The Skywalker Saga. Ecco, questo in realtà hype giusto, giochi Lego ci gioco abbastanza, anche soprattutto col piccolo. Ho notato una cosa un po' monotona per quel che mi riguarda, che sono veramente tutti similissimi. Avengers, Lego City forse un po' diversino, Ninjago, Lego Star Wars The Force Awakens, Jurassic World, insomma sono tutti molto simili, la meccanica è sempre quella. Del Lego Movie 2 è un po' più diverso, Lego World invece è molto diverso, è un open world, è un po' più, insomma, però più o meno sono sempre la stessa carne, ma anche qui credo che non ci sia la necessità di andare oltre, qui parliamo sempre di giochi, tra virgolette, simpatici, no? Per cui prendiamoli per quello che sono, cioè le critiche qui in realtà non hanno molto senso, non hanno veramente molto senso, insomma sono un po' sterili, però insomma vediamo, anche lì vedremo quando ci chiamo. Provo a mettere il trailer, faccio questo test di nuovo, abbiate pazienza, scusate, vediamo un po'. No, per cui no, scusatemi, è questo che faccio, le robe di fretta, chi se ne frega, tanto ve lo guardate, per cui andiamo avanti un po' con una roba invece che un po' mi è piaciuta parecchio, cioè questa ricerca di queste immagini, non ho capito se faranno parte del gameplay o se sono nel trailer, mi viene da dire che sia principalmente il trailer, ma c'è un'accuratezza molto 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 più ricercata secondo me, e sta cosa non può fare altro che gasarmi all'inverosimile, per cui insomma tantissima tantissima roba, ci sono un sacco di roba, guarda sta roba, guarda le righe. Tra l'altro qui parliamo di Super Star Destroyer, sì, esattamente, Vader, per cui insomma esiste già, stavo sperando in qualche easter egg di questo futuro set Lego di cui ancora non si sa nulla. Stiamo a vedere, bellissima questa immagine, anche qua, insomma è tutto molto interessante, però ribadisco, vediamo, stiamo veramente a vedere e ad aspettare di giocarci, ma temo che in realtà siano più o meno sempre le stesse cosucce. Vabbè, insomma, con i videogiochi quello che c'è da dire, bisogna che lo dica Francesco Ventrella, insomma, i miei colleghi un po' più esperti, ma comunque rimane il fatto che, secondo me, per quello che riguarda generalmente nel mondo Star Wars Lucasfilm legato ai videogiochi, non c'è questa intenzione di fare la differenza, come invece vogliono fare nel cinema, tra virgolette, o almeno a livello di fenomeno. Per cui, insomma, sono giochi medio-alti, secondo me. Non mi sembra che stiano facendo lo stesso clamore, anzi direi proprio di no, con i colleghi Death Stranding e Cyberpunk 2077, che invece probabilmente sono due dei giochi più attesi della storia. Staremo a vedere come sono. Un'altra cosa... mi sto dimenticando, no, direi che non mi sto dimenticando
No, di videogiochi invece, qualcosina mi stavo dimenticando in realtà. Sembra che ci sia una voglia di riesplorare, attenzione, la LucasArts, i giochi perduti per la LucasArts. Ho fatto un post mio personale di qualche giorno fa in cui hanno proprio dichiarato che riusciranno di nuovo moltissimi, scusate ma veramente io qua, cioè, tutto piantato come la morte. Guardate qua, sarà la diretta probabilmente. In pratica questa cosa mi ha fatto veramente specie. Dai, su, muoviti, dai. Sembra che stiano rilanciando una serie infinita di videogiochi, eccolo qua, per le vecchie piattaforme, ma tipo anche per il Game Boy, adesso non so se ci sia ancora il Game Boy, non credo, NES, Game Boy, stanno riuscendo di nuovo, vi faccio la lista: Star Wars, il classico, per il NES e per il Nintendo Game Boy, Star Wars Bounty Hunter per la PS4, per cui un videogioco vintage che uscirà, non so se è rimasterizzato o tale quale, per la PS4, Star Wars Dark Forces per il PC, Star Wars Episodio 1 Racers, oddio mio quanto ci ho giocato a questo per la PlayStation, nel PC, scusatemi, sia per PC che per N64, spero anche per la PS4, sarebbe un sogno meraviglioso, The Empire Strikes Back per il NES e per il Game Boy, Jedi Knight per il PC, Jedi Knight 2 per Jedi Outcast per il PC, Jedi Knight, Jedi Academy per il PC, Racers Revenge invece questo per il PS4, per cui questo non me lo farò scappare, Rebel Assault per il PC, questo ce l'avevo per il PlayStation, Shadows of the Empire per il PC e per il Nintendo 64, TIE Fighter per il PC, X-Wing per il PC e poi gli altri titoli meravigliosi, scusate la maglietta, Monkey Island per il PC, Monkey Island 2 Special Edition, LeChuck's Revenge per il PC, Secret of Monkey Island per il PC e Secret of Monkey Island Special Edition per il PC, per cui tantissima roba. Oltre a questo, adesso non ce l'ho, ho visto che è uscito, alle 3 l'hanno presentato ma non si è ancora fatto molto clamore, il coin up dei vecchi Atari Star Wars, sostrippato, nuovo coin up già lo sto cercando da un po' di tempo, costa delle cifre incredibili il cabinato, però nel caso si possa acquistare probabilmente la follia la farò, perché quello è troppo, veramente troppo, ma troppo figo, quello a vettori, non so se ve lo ricordate, è una roba vecchissima ma è iconica e adesso sta prendendo tantissimo valore per quello che riguarda il vintage, ok? Molto bene, lo aspetteremo con ansia. Una piccola notizia interessante, una curiosità in realtà per quello che riguarda The Rise of Skywalker, eccomi qua di nuovo, The Rise of Skywalker, fatemi vedere, ok, perfetto, siccome oggi ci sono un sacco di, perché questa cosa di video mi ha un po' fregato, per quello che riguarda The Rise of Skywalker, durante le riprese si è fatto un qualcosa di anomalo, che spesso, quasi sempre, nel cinema non si fa. Si fa in pochissimi casi. Perché? Perché avevano poco tempo. Cosa è successo? Per The Force Awakens avevano un botto di tempo, per cui hanno fatto le loro riprese e sono andati in sala di montaggio. Per quello che riguarda The Rise of Skywalker, non avevano lo stesso tempo, vi ricordate, è stato fatto il cambio di regista in corso e probabilmente la riscrittura di tante altre cose. Insomma, ha avuto anche questa una storia molto complicata, soprattutto per quello che riguarda la pre-produzione, e hanno dovuto cominciare già il montaggio durante le riprese, per cui c'era questa situazione simpaticissima, immagino, simpaticissima nel senso un po' sarcastico, ma probabilmente se la saranno molto divertita, in cui in pratica, volevo cercare la notizia ma non me la trovo, ecco qua, forse ve la trovo, in cui il montatore era sul set, in un'altra avevano una tenda apposta, mi sembra di aver capito, in cui si cominciava già il montaggio durante la ripresa. Mi sembra di aver capito che c'era anche un piccolo studio mobile con il green screen, che nel caso mancasse qualcosa la ricreavano lì direttamente. Cioè una roba fuori completamente di testa e che non è proprio iper normale. Per cui
A me queste cose divertono veramente tantissimo e mi preoccupano il giusto, perché tanto se un film deve funzionare, funziona comunque. Ve lo volevo raccontare questa cosa qui, mi faceva molto ridere. Il montatore si chiama Marian Brandon, per cui è una montatrice, un montatore comunque. L'editing è dedicato, è lasciato nelle mani di Marian Brandon, che appunto era direttamente sul set per montare già il film, anche perché il tempo non bastava per farsi la seduta di montaggio come meritava. Ok, detto questo, volevo tornare un po' a parlare di Galaxy Edge, ma visto che il tempo è volato, mancano 10 minuti, leggiamo un pochello di domande, se ci sono. Abbiate pazienza, oggi è un po' così. Allora, ciao a tutti, dai, su, una mossa, sono già 52, avete ragione, ma devo cambiare qualcosa perché a lavorare adesso in pausa io non ce la faccio, arrivo sempre trafelato, non ce la faccio, sta diventando pesante farlo in pausa. Allora, si sente frizzare, lo perfetto, esatto, bravissimo, c'è l'immagine bloccata, ogni tanto abbiamo anche Gigi, si blocca, sì, è la connessione che quando perde lui ti blocca l'immagine, ma l'audio solitamente va avanti. No, Obi-Wan, siamo tutti come te ad aspettare il salamandrone. Perfetto, ero in ritardo anch'io, quindi qui eravate già davanti. Sì, in 4K e lui in 480. Alla grande, molto bene. Disastro. Ci si vede al Palmanova, grande Danilo, ottimo. Con la maglia di sacrificio, bene. Novità in arrivo, ragazzi, per sacrificio, eh? Ci siamo. Eccomi qua, ciao Lori, Sam, l'audio va singozio, sì esatto, bravo, perfetto, grande Bissi, il video di YouTube un attimo, beh, ci sono 40.000 muscoli in faccia e attorno alla bocca, Matteo Zamparo, sì esatto, qualcuno ce la fa meglio, qualche altro non ce la fa, appunto come dicevo, probabilmente non investendo budget sontuosi per questo tipo di prodotto, secondo me gli danno, ma non esageriamo con i videogiochi, facciamoli, li vendiamo, sappiamo che spendiamo 10 e incassiamo 30, facciamo così, non vogliamo fare le superstar, il nostro campo è alto, mi faccio questa idea, per cui è apprezzabile, non sono qui a buttare merda, assolutamente, per cui evidentemente dicono, vabbè, c'è da fare un lavoro della Madonna, fatelo come viene, chi se ne frega, l'importante è che il gioco sia divertente. Poi stiamo a vedere. Si sa, la zona della bocca da rifare, il computer è sempre stata la parte più difficile da rifare, esattamente. Non è mai uscito, oddio, vabbè, io sono un esperto, ma quanto mi sono divertito a Battlefront 2, per me veramente, per cui spero che sia almeno a pari di quello che per molti di voi è passabile. Ma allora, sono contento per i giochi vintage anch'io, un casino, ci sta, ma perché adesso sta andando di moda? Mi fa sempre schifo dire moda per una cosa. Però perché? Perché noi vecchi adesso siamo giovani e abbiamo la pilla, per cui è logico che si fa questa ondata di giochi vintage perché a noi piacciono, per cui fra un po', secondo me, fra un po' i giochi usciranno magari dei giochi o qualcosa di diverso che so, ci saranno delle versioni vintage degli youtuber, mi viene da dire, non è una cagata, però FaVJ, vi immaginate, tra 20 anni, tra 30 anni FaVJ tornerà a fare qualcosa e tutti i ragazzotti, bambini che guardavano FaVJ torneranno e diranno, no, che cazzo dici, FaVJ che figlia, immaginatevi Rovazzi, tra 30 anni sarà una meteora, durerà fino a 30 anni, però ci saranno i ragazzotti che seguono Rovazzi, che ballano Rovazzi, che saranno contenti di rivedere Rovazzi, per cui ragazzi è la stessa cosa, adesso ci sono i retro game, i giochi vintage, perché noi in quel periodo siamo cresciuti con quei giochi e facciamo di tutto per tornare nella famosa zona nostalgica, zona vogliamo, almeno io voglio vivere in quella zona lì, quando si stava bene, quando non c'erano 250.000, 40.000 milioni di miliardi di pensieri al secondo. Devil Manga, allora non so quanto possa funzionare il film con queste premesse nell'organizzazione. Ma non lo so, si va sempre in un mondo più frettoloso, più sincopato, in cui non hai tempo di fare nulla, in cui devi fare tutto e subito, per cui una produzione come quella io do sempre per scontato che invece sia preparatissima e che questo modus operandi in realtà non sia così negativo, anzi ti dirò di più, a me non dispiace per niente, hai un vantaggio, cominci a montare delle scene istantanee, subito, lì, sul pezzo, sul set, con gli attori disponibili.
fai un veloce premontaggio e ti rendi conto di quello che manca, per cui siamo sicuri che sia così negativo. In realtà a me sembra un optional mica indifferente, cioè un aumento di possibilità di qualità del prodotto, dove è logico che la qualità è nelle mani della testa di J.J. Abrams, no? Per cui se tu hai l'idea di merda, puoi avere tutte le armi a disposizione, ma farai comunque una super merda, è questo che voglio dire. Se invece JJ ha un'idea ben chiara dovuta a 2000 seghe mentali sue, 2000 scritture, magari anche una piccola percentuale delle urla dei fan che chiedono a gran voce qualcosa di degno, e allora hai questa arma, questa freccia al tuo arco, mica da ridere, eh? No, ragazzi, guardate, vi garantisco che quando spendete milioni, centinaia di milioni per fare le riprese, costruendo set, costruendo di ogni, che scenografie, hai Robert Downey Jr., hai Harrison Ford, hai Pinco Pallo, e spendi sbonantamila milioni di dollari durante il set, e poi dopo 6 mesi vai a montare e dici: mi serviva che questa cosa costosissima si facesse in quel modo, e perché? Come lo fai lì, bam, te ne lavi le mani. Non credo che sia un lavoro che puoi fare al 100%, però può essere anche, una buona percentuale di paraculaggine, secondo me ci sta. Io sono molto ottimista per questa cosa, invece, ma sono sempre ottimista, per cui mi affido alla testa di JJ, mi affido al suo imbuto che ha unito insieme diversi liquidi dal 2015 a oggi. Questi liquidi sono tantissimi tipi di melme, le ha filtrate tirandole fuori un bellissimo succo aromatico meraviglioso che ci farà uscire in estasi da questo nono e conclusivo capitolo di tutta la saga. Non dimentichiamoci questa cosa, tutta la saga si chiude, non è il capitolo 3 della sequel trilogy, è il capitolo 9 di tutta l'intera saga. Molto 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 bene e molto terrificante. Ok, Devil Manga, Danilo Boff, c'è bisogno di sapere qualcosa su episodio 9, quando prevedi un ulteriore trailer verso ottobre-novembre? Sì, allora, come dicevo anche la volta scorsa, abbiamo agosto, sì, secondo me siamo a metà luglio, abbiamo il San Diego Comic Con, si vocifera di un panel dedicato a episodio 9, per cui potrebbe esserci qualcosina, o un trailer nuovo, si parla anche delle serie TV, si parla anche di Mandalorian, non è proprio chiaro. Probabilmente se faranno qualcosa al San Diego Comic Con e al D23, la mia idea è che si buttino principalmente sulle serie TV, lasciando il trailer finalmente, rilasciando il trailer di The Mandalorian pubblico per tutti. Non vedo l'ora che accada, vi giuro, perché me lo guardo un milione di volte, quello bene che mi dà carica. Per il discorso del full trailer di episodio 9, secondo me ci sarà da aspettare ancora un pochetto, per cui stiamo a vedere. Spero in qualcosina al D23, ma se devo essere onesto non credo che uscirà nulla, né trailer né backstage. Mi faccio sto viaggio qua. Loro adesso hanno due strade da seguire, per cui la strada in arrivo è la serie TV che uscirà a novembre con Disney Plus, per cui, come un po' è successo, se vogliamo, anche con Avengers Endgame, mi viene da dire che delle due magari vogliano privilegiare la campagna pubblicitaria per The Mandalorian e non per The Force, The Rise of Skywalker. Facciamo così, secondo me non uscirà nulla, magari usciranno delle foto, magari usciranno dei servizi, magari uscirà il poster non è ancora uscito. Per cui qualcosina ci daranno, qualche contentino, ma dovremmo aspettare dopo il D23, per cui mi immagino a cavallo dell'uscita di Disney Plus, a cavallo della presentazione di Mandalorian, quando uscirà la serie, parliamo di novembre, allora novembre-ottobre, solitamente anche ottobre cominciano a presentare qualcosa, dai, diciamocela così, fine settembre, ottobre-novembre dovrebbe arrivare il full trailer, vediamola in questo modo. Oh, bene, detto questo, vediamo un po'. Sono i 27, gli argomenti sono finiti, avevo un altro video da fare ma è un po' lunghino, per cui magari ce la giochiamo con la prossima puntata, che vedrò di organizzarmi bene. A sto punto non vi garantisco che sia più il mercoledì a mezzogiorno, devo prendere una decisione definitiva.
tassativa, non ho più voglia di impazzire, di fare le corse per arrivare in pausa. Purtroppo la pausa è un bel momento, siete in tanti, stacchiamo dal lavoro, siete tutti davanti al computer, però ho veramente bisogno di dedicargli un pelino di tempo sia per la qualità, sia per non arrivare veramente col cuore in gola e per farvi godere del prodotto migliore possibile. Questo è. Per cui, detto questo, ragazzi, ve lo do nel saluto. Ci vediamo la settimana prossima. Restate sintonizzati, vi farò capire quando torneremo. Mi raccomando, se volete recuperare la puntata video, guardatevi, cercatevelo in twitch.tv/leganerd. Se volete la versione podcast, Spotify, iTunes, Spreaker.com oppure leganerd.com/podcast, e lì trovate tutte le puntate da recuperare. Grazie mille, mi raccomando, che la forza sia con voi, incrociamo le dita che tutto questo che sta arrivando, videogioco, serie TV, videogiochi, tutto quello che volete, il film, la chiusura e bla bla bla, il futuro, Vino, Game of Thrones, Ryan Johnson, sia sempre meglio. E io incrocio i diti. Bella voi! Cosa, come? Non hai mai sentito nominare il Millennium Falcon? Veramente no. È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 passi.